Buonasera ragazzi e bentrovati in questo nostro solito appuntamento settimanale del Team of the Week Prediction. Come sempre vi invito a passare da vip.fifa.com se volete acquistare i crediti. Troverete link e codice coupon in descrizione. E cominciamo subito a vedere l'11 titolare da me predetto. Partiamo subito con Nitz, autore di un'ottima partita e del gol decisivo al 90° per la propria squadra sugli sviluppi di un corner. Rosales, autore di un'ottima partita sia offensiva ma soprattutto difensiva contro il Barcellona. Luisao, autore del gol che ha aperto le danze per la vittoria per 3-1 del Benfica contro il Morirense. Tejes, ottima prestazione ed autore del gol che ha chiuso la partita del Galatasaray. Robben, giocatore spettacolare, ma forse un po' in dubbio, autore di una partita da nero, ha realizzato una doppietta ed un assist nell'ormai scontata vittoria del Bayern con un over a 4,5. Gundogan, forse anche lui un po' in dubbio, ma autore di una rete e di una prestazione ottima che porta, se non sbaglio, alla terza vittoria consecutiva del Borussia Dortmund. Pirlo, giocatore dei piedi magici, autore del gol spettacolare che ha permesso alla Juventus di superare l'Atalanta e vincere la partita dell'anticipo di Serie A. David Silva, una carta che lascia davvero senza parole, autore di una doppietta e di un assist nel 5-0 del Manchester City. Questa sua versione third in form ci sarà quasi al 99% in questo Team of the Week. Xavi Prieto, autore di una doppietta decisiva nel 4-3 della Real Sociedad. E finiamo con i due attaccanti. Troviamo Batshuayi, scusate la pronuncia ma davvero non so come cazzo si dice, autore di una doppietta nel pareggio del Marsiglia contro il Saint-Étienne. Un'ottima carta per la League One. E ultimo attaccante troviamo Robert Lewandowski, autore di una grandissima partita e di una doppietta che ha aperto le danze per il 6-0 del Bayern. Come potrete ben vedere, anzi ascoltare, non vi sto portando il solito Team of the Week Prediction, nel senso che non sto più leggendo l'aumento delle statistiche, ma comunque potrete vederli nelle immagini qua sotto. Però in cambio vi ho portato una sorpresa, ovvero ho realizzato anche la panchina. Partiamo subito con questi sei giocatori da me predetti per la panchina. Come primo giocatore troviamo Big Mac Maccarone. A 70 anni, ovviamente, ironicamente, gioca ancora da Dio e ha disputato una grandissima partita, siglando una doppietta nella partita dell'Empoli, mi sembra, contro il Chievo Verona. Troviamo Gernet, non so la pronuncia, autore della doppietta che ha portato alla vittoria per 4-2 del suo Young Boys. Santini, autore di ben 4 gol con il suo Kortirik. Vietto, autore del gol vittoria per il Villarreal. Commons, doppietta decisiva nel poker del Celtic. Rabiot, anche per lui una doppietta che ha portato il PSG alla vittoria per 3-1 contro il Toulouse. Ed anche questa prediction è finita. Vi rinnovo l'invito a passare da vip.fifa.com se volete acquistare i crediti, e usando il codice coupon malati15 avrete il 5% di crediti in più, quindi la tassa completamente coperta. Alla prossima!